Sono le 3 di notte, raga. Se riesco a giocare a questo gioco senza spaventarmi, vinco 1000 euro. Ma più mi spavento, più gli euro scendono. Stiamo attenti. Giocheremo in modalità difficile. Oh mio Dio, c'è il libro di The Man from the Window. Ok, allora, praticamente siamo... The Man from the Window dovrebbe essere qui a breve. E io non so cosa fare. Dunque verso le 8 dovrebbe arrivare qua, giusto? Il The Man from the Window. Nel caso ci infiliamo nel cesso, non ti preoccupare. Madonna Audrey, ma sei proprio brutto. Cioè lui si chiama Audrey. Dice: Audrey, ho bisogno che tu mi ascolti. Qual è la prima cosa che dovresti fare quando questo succede? Audrey parla così. Questo è importante, Audrey. Lo so. Ok, metti de... Oh, ha messo tutto, forse? No, ci sono altre pagine che dobbiamo mettere all'interno. Ok, dobbiamo trovare altre pagine. Però dove stanno le pagine? Dove sono nascoste? Forse sono nascoste all'interno del cassettone? Pronto? Oh sì, ne ho trovato un'altra. Vai, metti. Io non voglio morire. Cioè, questo è il problema, capito? Magari qua... ce ne sono un sacco ancora a distanze che non avevo visto. Sì, va bene, ho capito. Non mi interessa questo. Devo trovare la pagina. Dov'è la pagina? Dammi la pagina. C'è un'altra pagina ancora da qualche parte. Dove sta? Forse qua? No. Dov'è la pagina? Ti prego, ho paura. Sarà qua fuori? Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Voi non avete visto nessuno. No, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è. Mi sto cagando addosso. Mi sto scagazzando, mi sto scucciando. Via, metti la pagina dentro. Cosa devo fare? Volevo dire, no, non ho perso niente, raga. Non mi sto spaventando. Vieni con me. Allora, praticamente io ti nasconderò in un posto molto sicuro. Siccome non ho letto il libro perché non c'ho voglia, ti nasconderò in un posto a caso. E se muori, fatti tuoi, cioè non mi interessa. Non ti preoccupare, Audrey. Vieni con me. Allora, nasconditi nel cestino. No, qua. Nasconditi qua. È l'ultimo posto in cui il The Man from the Window cercherà, ha detto. Ok, mancano 2 minuti. Il problema è che qua io non capisco niente. Raga, non capisco. Non so dove devo andare perché non mi sto spaventando. Mi sa che sono arrivato ai 0 euro comunque. Cos'è? Raga, io credo di aver visto qualcosa. Ora non posso urlare, ma vorrei tanto urlare. Mancherà 1 minuto. Sono capace, raga. Non so, mi sa che ci ucciderà tutti. Manca 1 minuto, raga. Io non so dove nascondermi. Boh, va bene, lo so, raga. Adesso vediamo. Tanto adesso non mi spaventerò mai. Sono le 8 e sta entrando l'uomo della finestra. Abbiamo solo 5 minuti. Oh mio Dio, ha sfondato la porta. Però io sono assolutamente tranquillo. Lui sta controllando come c'era scritto sul libro, ma non ha trovato niente. Poi dopo va a controllare questo e non ha trovato comunque niente. Dopodiché bla bla bla, va bene, ho capito. Dopodiché va a controllare così sta roba e non c'è niente. Non ha trovato chiaramente niente nemmeno all'interno del coso. Magari, raga, forse ce la possiamo fare. Quanto manca però, scusatemi? Sotto il letto non c'è niente, ovviamente. Però scusami, è aperta la porta. Cioè, dovrebbe vederlo, no? Non c'è niente nel frigo, chiaramente, è chiaro. Non ha trovato niente. Oh mio Dio, mi sa che andrà a controllare dentro il bagno. E... raga, aiuto. Sotto il coso non c'è niente. Oddio, ha trovato Audrey. Ok, allora noi ci dobbiamo nascondere all'interno della vasca ed era giusto. Ah, ho trovato un nuovo amico, ha preso Audrey. Scusate, mi sta antipatico che ho perso, io non perdo mai. Adesso invece gioco a normale. Allora, ha trovato questo libro. Mi prendo questa paginozza. Mi prenderò questa paginozza qua sotto, perché so che qua sotto c'è una paginozza. Esattamente, lo sapevo, e anche qua. Ah, ma qui si vede nel vostro video, io da qui non vedo niente. La scorsa volta il signore della finestra non ha controllato né qui e né qui. Cioè, dico, nemmeno la vasca da bagno, quindi... a meno che non cambino le cose... No, c'è un'altra pagina da trovare, ok. Comunque, a meno che non cambino, tipo... la disposizione delle cose che va a controllare il signore, diciamo... Beh, abbiamo già capito tutto come vincere questo gioco. Però non credo sia così. Cioè, probabilmente cambia ad ogni round. Potrebbe essere. Ho trovato la pagina. Ok, vediamo un attimo. Adesso la leggo. Allora, praticamente dice: è felice quando va a caccia dei suoi nuovi amici. Il suo prossimo passo è cercare un posto dove ci sono dove si mettono le scatole. Quindi, primo è il coso. Ok, quindi cambia tutto. Boh, raga, io nasconderei sto tizio qua. Nasconditi nel... Io credo che invece cerchi proprio l'armadio. Boh, però non c'è scritto che va sotto il letto. Allora, vieni con me, Audrey. Sotto il letto devi metterti. Tanto, anche se muori, a me non interessa. So io dove andare, so io dove andare. Vai qui, vai qui, vai qui, vai qui, vai qui. No, per favore, c'ero quasi, ti prego, ti prego, ti prego, dai. Beh, comunque abbiamo scoperto dei nuovi finali. Praticamente è stata anche catturata la nonna. Ed è adesso, cioè, vabbè, Audrey è triste e traumatizzato anche.
Però comunque il Man from the Window, insomma, ha catturato la nonna, purtroppo. Prima di tutto controlliamo fuori, perché tanto so che qua c'è sempre qualcosa. Ci sono dei fogli sicuramente qua da qualche parte. È impossibile che non ci siano. Esatto, ce n'è uno qua. Qua vedo meglio se guardo da voi. Ok, perfetto. Adesso mi giro, vado su, tranquilli. Adesso, perché stiamo sbloccando un po' tutti i finali per fortuna. Mettiti qui. Esatto, proprio qui. Ok, raga, so perfettamente dove andare. Allora, vado qua. Ora, tecnicamente ho chiuso tutto, dai, vi prego, ditemi che ho chiuso tutto, perché non voglio che qualcuno mi rompa le scatole di nuovo. Ok, dai, possiamo fare. Ok, nasconditi qua e non verrai trovato da nessuno. Adesso vedete che ho sbagliato, cioè, vi immaginate ho sbagliato perché mi sono confuso, magari, spero di no, dai. Adesso vediamo dove andrà il signore oscuro del male e della finestra, che tanto non mi fa paura perché ho detto che... Muoviti, stupido signore inutile. Il frigo, non c'è niente nel frigo, vedi? Puoi uscire. Qui dentro non c'è niente, non ti preoccupare. Qui, mi spiace, non troverai assolutamente niente. Non c'è niente. Non c'è niente. Oddio, ho paura. E non c'è niente nemmeno qua. Prego. Basta, vai via. Ok, ah, quindi se n'è andato, perfetto. Ha perso, ha perso. Ciao ciao signore, addio, è stato bello conoscerlo. Ma lei è proprio stupido. Sì, abbiamo vinto questa volta. Se n'è andato. E io credo di aver vinto i miei 1000... Facciamo 300?